Nella rubrica dei Medici di Access di oggi parliamo delle vene, di insufficienza venosa e delle cosiddette varici e trattiamo l'argomento con il dottor Saverino La Placa, specialista in chirurgia vascolare e angiologia. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Dottore, parliamo delle vene, queste sconosciute. Che cosa sono e a cosa servono? Le vene sono i vasi sanguigni che portano il sangue verso il cuore. Il flusso sanguigno dalla periferia del nostro organismo al cuore è determinato dall'insieme di due elementi. La presenza di valvole che impediscono il ritorno del sangue verso la periferia e l'azione dei muscoli che contraendosi hanno un effetto di pompa pompando il sangue verso il cuore. Negli arti, ed in specifico nelle gambe, esistono due tipi di vene, le vene profonde e le vene superficiali. Le vene profonde sono le più importanti perché in queste vene scorre il 90% del sangue, nelle vene superficiali scorre il 10% del sangue, e quindi le vene profonde trasportano la maggior quantità di sangue verso il cuore. Si trovano tra i muscoli, mentre le vene superficiali sono, come dice la parola stessa, molto più vicine alla superficie corporea. Sono quelle che normalmente, quando andiamo anche in spiaggia, vediamo delle vene disegnate nelle gambe delle persone che passano. Nelle gambe, i muscoli del polpaccio, con la loro contrazione, svolgono, come abbiamo detto prima, un'efficace azione di pompaggio, favorendo il ritorno verso il cuore. Le valvole invece sono situate all'interno delle vene, sia profonde che superficiali, e a grandi linee hanno un aspetto di nido di rondine oppure di canestri, con il bordo rivolto verso l'alto. Quindi, quando c'è la pressione del sangue dall'alto verso il basso, questi bordi si avvicinano e non permettono al sangue di tornare indietro. Dottore, quando parliamo di insufficienza venosa cronica? L'insufficienza venosa cronica è un disturbo della circolazione per cui è difficoltoso, come abbiamo detto prima, è rallentato il ritorno venoso del sangue verso il cuore. Nella maggior parte dei casi è colpa di una predisposizione genetica, quindi ereditaria, che porta ad avere vasi molto più fragili, mancanza di valvole o valvole difettose, e favoriscono così una circolazione rallentata e favoriscono il ritorno dal centro verso la periferia. Le Perché, dottore, le vene delle gambe sono quelle più a rischio? vene delle gambe sono tra le vene del nostro organismo quelle più sensibili come possibilità di insufficienza funzionale. Questo per molteplici fattori. Prima di tutto il fatto che per risalire lungo l'asse del corpo, il sangue di ritorno dagli arti inferiori deve andare non solo controcorrente, ma deve vincere la forza di gravità, che tende a trattenere e a riportare il sangue verso le estremità inferiori, in pratica verso i piedi. Il rischio aumenta per chi ha già sofferto di altri disturbi come la trombosi venosa. Quando, dottore, parliamo di stasi venosa e di varici? L'insufficienza funzionale delle valvole venose porta, come già accennato, all'impossibilità per il sangue di tornare verso il cuore in modo completo e corretto. In altre parole, si crea un ristagno di sangue, la cosiddetta stasi venosa, evento che porta all'aumento della pressione contro la parete delle vene con un caratteristico gonfiore edema delle caviglie. Ciò porta progressivamente a una dilatazione difficilmente reversibile delle vene superficiali, le cosiddette varici. Oltre a questo, aumentando la pressione sulla parete delle vene, può far sì che il sangue fuoriesca dalla parete venosa e andare nel tessuto sottocutaneo. Nel sangue ci sono i globuli rossi, all'interno dei globuli rossi c'è l'emoglobina che trasporta l'ossigeno e l'emoglobina trasporta l'ossigeno attraverso il ferro. Questo ferro dei globuli rossi, una volta che il globulo rosso viene digerito, permane nel tessuto sottocutaneo, tanto così quelle macchie nere che è come se fossero un tatuaggio, che non vanno più via. Le vene varicose sono una malattia molto diffusa a carico delle vene superficiali e in particolare nelle gambe le varici tendono a interessare le due principali vene superficiali, la cosiddetta grande safena e la piccola safena, e anche le collaterali che vanno a confluire in questi due grossi collettori. Tra i fattori predisponenti per l'insorgenza delle vene varicose, oltre all'ereditarietà che abbiamo accennato prima, ricordiamo l'obesità,
dovuto a un aumento della pressione addominale. Tutti gli obesi hanno un aumento della pressione addominale che si ripercuote sulle vene. Gli squilibri ormonali più frequenti nelle donne e il permanere in posizione eretta per molto tempo. Tipo, facciamo un esempio, il parrucchiere che lavora sempre i piedi, il barista che lavora sempre i piedi, ma anche chi è che lavora in una catena di montaggio è costretto a stare in piedi. E quindi, aumentando questa pressione laterale sulle vene, tende a dilatarle. Ecco che si formano le vene varicose. Quali sono i sintomi più importanti? I sintomi più importanti sono le gambe pesanti, quindi voi capite che con il ristagno di liquido, la stasi, le gambe diventano pesanti, come se avessimo un litro o due litri d'acqua infilati sotto cute. E dobbiamo, a proposito, come quando si va in palestra e si mettono i pesi alle caviglie, è la stessa cosa. Poi la stanchezza, perché figuratevi stare tutto il giorno in piedi, le gambe si gonfiano e alla fine, la sera, c'è molto più stanchezza. Però la stanchezza si può avere anche nelle vene varicose e anche la mattina. Poi il prurito, localizzato maggiormente dove ristagna più sangue, dove si forma il gonfiore. In genere sulle gambe, al terzo inferiore di gamba e anche sul piede, sulla caviglia. Poi abbiamo detto il gonfiore a livello del piede e della caviglia, la comparsa di macchie scure sulla pelle per il meccanismo che vi ho detto prima. Poi ci può essere anche il dolore, il formicolio a livello locale e nei casi più gravi possiamo arrivare alla formazione delle ulcere cutanee. Dottore, come si fa a diagnosi? La diagnosi di insufficienza venosa consiste nell'osservazione medica diretta delle lesioni, il cosiddetto esame obiettivo. Le vene varicose le vediamo, le vedete anche voi, chiunque di voi. Se vedo una persona che cammina al mare e ha le vene varicose, se ne accorge. Quindi l'esame obiettivo, guardare. L'altra è raccogliere l'anamnesi per vedere da che cose sono potute venire queste vene varicose, quindi tipo l'ereditarietà che abbiamo detto prima. Quindi, e poi l'altra cosa è raccogliere tutti i sintomi che il paziente riferisce. Talvolta il medico consiglia per fare diagnosi di fare un ecodoppler, secondo me è fondamentale perché ci permette l'ecodoppler di andare a vedere lo stato delle vene, la dilatazione e l'insufficienza delle valvole se c'è l'insufficienza. Al fine di valutare l'ecodoppler si serve per valutare la funzionalità delle vene, anche come ritorna il sangue verso il cuore. E oltre a quello che ho detto prima, di quanto si dilatano, quindi la valutazione della morfologia della vena. Si possono formare a volte anche degli aneurismi venosi, sono quei gavoccioli varicosi molto dilatati, che in termine scientifico si chiamano aneurismi venosi. E le cure quali sono? Come per la stragrande maggioranza delle patologie, anche nell'insufficienza venosa, la cura dipende dalla causa scatenante. Quanto possibile, l'intervento medico farmacologico mira a correggere l'anomalia di fondo. In caso contrario, l'obiettivo principale del trattamento è alleviare i sintomi al fine di migliorare la qualità di vita di chi ne soffre. Quindi prevenire è la cosa migliore che si possa fare. Non dobbiamo far arrivare alle vene varicose, quindi prevenzione. Allora che cosa facciamo? La prima cosa da fare è l'attività fisica. L'attività fisica è importantissima proprio per andare ad attivare quella pompa muscolare che parlavamo all'inizio, per far sì che nel circolo profondo il sangue ritorni verso il cuore molto più facilmente. Quindi camminare, fare ginnastica, anche la bicicletta, ciclette, nuoto, queste sono le cose migliori per favorire il ritorno venoso verso il cuore. L'altra cosa importante è curare al massimo l'igiene dei piedi. Importantissimo perché nella stasi venosa si possono creare a livello della cute delle piccole lesioni e i germi sono sempre presenti nella cute e quindi possono andare a infettare il tessuto sottocutaneo e anche i vasi. Quindi importantissima l'igiene dei piedi e delle gambe. L'altra cosa è alimentarsi in modo sano. Cosa vuol dire alimentarsi in modo sano? Mangiare frutta e verdura. Frutta, soprattutto quella colorata, perché ci sono dentro
tanti antiossidanti. D'accordo, abbiamo tante medicine antiossidanti, però se uno riesce a mangiare la frutta colorata, questo prendiamo dei prodotti naturali. L'altra cosa è mangiare la verdura, perché oltre agli antiossidanti nella verdura ci permette di andare di corpo bene, che è una cosa fondamentale, perché più si spinge con l'addome, e come nell'obeso, più aumenta la pressione addominale e la pressione sulle vene. Ridurre fumo e caffè, non che il caffè non faccia bene perché ci stimola, però non esagerare, un caffè o due caffè non fanno male. Il fumo invece è da eliminare completamente. Il fumo dà più problemi nel sistema arterioso, ma anche nelle vene può dare dei problemi. L'altra cosa è vestirsi adeguatamente. Faccio che cosa vuol dire? Per esempio, eliminare quei pantaloni molto stretti, soprattutto sulla coscia, perché non fanno altro che andare a bloccare quelle vene superficiali, tipo la safena grande e la piccola safena, e quindi non favoriscono il ritorno venoso verso il cuore. O al limite metterli, ma utilizzando delle calze elastiche compressive sotto il pantalone. L'altra cosa importante è quella di non portare i tacchi alti, perché uno dei meccanismi, come abbiamo detto, per il ritorno del sangue venoso verso il cuore è la pompa muscolare, ma anche la pompa plantare del piede. Più il tacco è alto, più camminiamo sulla punta del piede, per cui la pianta del piede non pompa. Il tacco alto lo possiamo mettere una volta all'anno quando si va a ballare, però la cosa ottimale è usare dei tacchi che vanno dai 3 ai 5 cm e soprattutto non tacchi a spillo, ma tacchi a base larga. L'altra cosa da evitare è la zeppa, perché anche la zeppa non permette il funzionamento buono della pompa plantare. Grazie dottore di essere stato con noi per questo approfondimento per la rubrica dei medici di Axis. Prego.